In che cosa consiste questo torneo? Quale è il Boba Summer Cup? Prima di tutto divertimento, ritrovarsi con gli amici, far divertire il pubblico, fare sport. Basta, tutto lì, come da 2 anni da questa parte. È un ritrovo, far divertire la gente, far vedere la gente che torneo è, far vedere la gente tanti ex calciatori. Quindi tutto lì, non, niente di speciale. Poi, mentre c'è il torneo, facciamo anche beneficenza, è per me la cosa più importante. Quindi, come ho detto prima, domani c'è questa cena di beneficenza, faremo anche un'asta e tutto il ricavato andrà in beneficenza. C'è la sensazione che il calcio di una volta susciti sempre un certo effetto. Calcio è lo sport più importante del mondo, più bello del mondo, quindi quando parli di calcio la gente impazzisce. Da sempre e succederà per sempre. Ci sono due giocatori di un'altra categoria, Messi e Ronaldo, no? Uno di questi è nella Juventus in Italia, quindi per il calcio italiano è molto molto importante questo, perché comunque tutti ricominceranno a guardare la Serie Volevo ringraziare prima di tutto Danilo Quarto che è qua, detto Dani Sly su Instagram, che è molto importante, ed è A. Sì. proprietario della United Sly FC, che quest'anno dobbiamo vincere campionato e coppa. Quindi se non era per lui, non, la Boba Summer Cup non era qua a Bari, quindi l'ha voluto fortemente, lo ringrazio, sono molto contento di essere qua a Bari. C'è fame di calcio, sabato domenica penso ci sarà fame di futvolley. Non è proprio un torneo di futvolley, e l'ho fatto perché innanzitutto facciamo una serata di beneficenza, che per me è la cosa più importante di tutto il torneo, che venerdì lo facciamo, vi leggo anche il posto, lo facciamo alla Masseria Torre Catena di Polignano a Mare. E tutto il ricavato andrà in beneficenza all'associazione HEAL, che loro fanno ricerche per i tumori infantili, e questa ricerca si fa solo a Roma, all'ospedale Bambin Gesù. E per me questa è la cosa più importante di tutti. Poi c'è il divertimento sabato e domenica, ci divertiamo, arriveranno tanti miei ex compagni, e il torneo l'ho fatto anche così, almeno siccome i miei ex compagni non li vedo mai, così c'è un qualcosa per far sì che ci vediamo tutti quanti. Quindi verrà Luca Toni, Ventola che è di Bari, Marco Del Vecchio, Bombardini, Brocchi, ci sarà Daniele Dani, ci sarà il più grande comico d'Italia e al mondo che è Pucci. Lui farà tutte le quattro tappe con me. Quindi c'è divertimento, star bene, far divertire il pubblico, che è la cosa fondamentale. E mentre giochiamo tutti noi, io dopo un po' tiro giù anche il pubblico, quindi faccio giocare il pubblico con me, tiro giù il pubblico da una parte e dall'altra parte, fanno la gara, quindi faccio divertire il pubblico, è un divertimento, è un star bene e basta, tutto sommato è così il torneo. Quindi quest'anno abbiamo avuto tantissime richieste in tutta Italia, e quando ho parlato con Danilo mi ha convinto subito, quindi siamo a Bari e ci vogliamo divertire, tutto lì. Quindi io e il sindaco veniamo venerdì a giocare dopo esserci Esattamente, iscritti. io non ci sono perché vado in barca domani a Polignano, perché sono 6 mesi che ci voglio andare, quindi domani vado là e non ci sono tutti i giorni. Mentre Bobo sarà in barca, noi seguiremo il terreno amatoriale, di queste 32 squadre ne passeranno 16 la giornata successiva, che è quella di sabato, quindi il torneo sarà ad eliminazione diretta fino ad arrivare alla miglior finalista, che sfiderà direttamente Bobo domenica sera come ultima gara della giornata, quindi attorno alle 7, 7 e mezza. Volevo dirvi anche che domani alla cena ci saranno delle maglie all'asta Sì, infatti. e ci sarà anche una lotteria, quindi c'è una maglia mia della nazionale che vale tantissimo. Poi chi c'è? Abbiamo Bonucci, Icardi, Pjanic e Pirlo, tutte firmate.